Buongiorno Don Romano, dove ti trovi stamattina? Mi trovo all'interno della cattedrale di Scutari, allora se lo stomaco di Giacomo è un po' più giù e il tuo cuore a Napoli, i miei occhi sono pieni della luce di questa terra bellissima dell'Albania, perché pensate, qui sono nella cattedrale, in una cappellina dove ci sono le reliquie dei martiri e grazie a Florian, qui l'uomo di fiducia che mi ha concesso di venire prima del tempo qui nel museo dove sono tutti i ricordi dei martiri e dove si sente il profumo della Pasqua, perché pensate, questa cattedrale durante la persecuzione era diventata il palazzetto dello sport. E l'altro ieri io ero qui a concelebrare per l'ordinazione sacerdotale di Don Fationo, sacerdote albanese, caro amico, e ho pensato alla Pasqua, cioè qui c'è la vita nuova, la vita dopo la persecuzione, e qui ci sono le reliquie però di tutti quei uomini e quelle donne che hanno dato la vita. Pensate, ieri ero nel santuario della Madonna di Scutari, quando l'hanno fatto saltare per aria, era rimasto solo le rovine, i fedeli a rischio della vita portavano i figli a fare una passeggiata sul recinto dove erano le mura per pregare il rosario. Ecco, questa è l'esperienza bella che ci fa respirare la forza della Pasqua e ci riempie di speranza e ci introduce alla festa della Divina Misericordia con il Vangelo di questa settimana. Esattamente, perché se sei in un luogo che ci racconta la Pasqua, anche il Vangelo ci parla di quella promessa che è stata fatta, che si concretizza. Allora cominciamo a vedere, appunto, a entrare nelle pieghe. Oggi appunto non assisteremo alla tua lettura, ma ci sono sempre delle frasi che individuiamo per cercare di scolpirle bene, di raccontare questo Vangelo. Don Romano. Pace a voi, è il saluto di Gesù, ecco perché il Vescovo quando saluta l'assemblea dice sempre pace a voi, è il saluto di Gesù risorto, e il Vescovo è il testimone della resurrezione, con la successione apostolica di bocca in bocca agli apostoli fino ai Vescovi nostri, oggi si trasmettono l'annuncio della resurrezione. Pace a voi, ricevete lo Spirito Santo, e pace perché? Perché Gesù risorto con la sua morte e resurrezione ha riconciliato il cielo e la terra ed è di nuovo pace tra Dio e il suo popolo ed è di nuovo possibile la pace perché ci dona lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita e è operatore di pace. Quindi noi riceviamo questa pace che è frutto del perdono. Io immagino anche che questa pace abbia tranquillizzato anche gli apostoli che all'ultima cena Giuda aveva tradito il Signore, Pietro lo stava per rinnegare, gli altri sono scappati e Gesù ritorna, pace a voi. Ecco, sentiamoci avvolti dallo Spirito Santo, che è uno Spirito che riconcilia. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Ed entriamo nella festa della Divina Misericordia. Che cos'è la misericordia? È l'amore che fa vivere. È l'amore che ci richiama dalla morte, è l'amore che ci tira fuori dal sepolcro della nostra cattiveria, del nostro egoismo, del nostro peccato e ci restituisce alla vita. Allora ecco che questo potere che il Signore dà agli apostoli ci aiuta a capire il potere dell'amore, il potere di rimettere i peccati. Don Romano, vedete, l'hai citata la festa della Divina Misericordia, rimani ovviamente con noi perché manca qualcuno all'appello, tu hai detto quell'amore che si espande e soprattutto Santa Faustina ce ne ha parlato tanto. Vogliamo però unire qualcun altro ancora alla nostra chiacchierata. Questo qualcun altro è la nostra inviata, Grazia Serra, che stamattina si dovrebbe trovare, eccola, in una cornice straordinaria. Buongiorno, Grazia. Buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo, buongiorno Don Romano e buongiorno a tutti voi che ci seguite da casa. Una cornice straordinaria, come dicevi tu, che è Via della Conciliazione e vedete alle mie spalle San Pietro. Noi ci sposteremo però davvero di pochi passi perché domenica, come dicevate, si festeggia la Divina Misericordia. Noi andremo proprio in quello che è il centro della spiritualità della Divina Misericordia qui a Roma, che è la Chiesa di Santo Spirito in Sassia, che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha voluto trasformare in santuario della Divina Misericordia. Quindi io mi incammino anche perché sta iniziando anche a piovere e ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo, grazie, e non vediamo l'ora di fare con te questo viaggio appunto sui passi di Giovanni Paolo II e di Santa Faustina Kowalska. Però Don Romano era rimasto con noi, Giacomo. Esatto, Don Romano, abbiamo visto, Grazia è presente, insomma sta per giungere in quel luogo che da un po' di tempo ormai è il fulcro della
Divina sì. Misericordia, il fulcro radiante, veramente così come radiante è quell'immagine che abbiamo nelle nostre, nei nostri occhi, nelle nostre teste, è l'immagine di Gesù misericordioso. Allora, Don Romano, quella Divina Misericordia che festeggeremo domenica, come si traduce nelle nostre vite, che cosa ci insegna e come è messa in pratica? Allora, dicevo che è l'amore che fa vivere, quei raggi che escono dal cuore, dal costato di Cristo, azzurro e rosso, sono il simbolo del sangue e dell'acqua, quindi del sangue dell'Eucarestia, dell'acqua del battesimo, dove veniamo rigenerati. E con il battesimo passiamo dalla morte alla vita, siamo già risorti con Cristo, e l'Eucarestia alimenta in noi quella vita nuova che il Signore ci dà. Quindi ci immergiamo nella Divina Misericordia attraverso i sacramenti pasquali. Tra l'altro il Signore Gesù ha chiesto che la festa della Divina Misericordia fosse celebrata nell'ottava di Pasqua, che è proprio la domenica in cui c'è questo Vangelo del dono dello Spirito Santo, del dono della fede, del dono del poter toccare quelle piaghe gloriose per poter diventare credenti. E allora la Divina Misericordia è sperimentare di Cristo e il potere dell'amore. Noi colleghiamo la parola potere spesso a dominio, a schiacciare, a dominare qualcuno. La bellezza del potere che ci dà il Signore è il potere di aprire i cuori, di sciogliere quei legami, quelle catene, quei lacci che sono i peccati, ma che è anche la discordia tra di noi. Io direi lasciamoci perdonare da Dio, sperimentiamo, come dice Papa Francesco, di essere misericordiati per poter diventare anche noi misericordiosi, trasmettere la misericordia di Gesù. Noi ti ringraziamo come sempre, Don Romano, per averci illustrato il Vangelo della Domenica, ma soprattutto averlo messo nella nostra vita, quella quotidiana, quella vera, in cui ognuno di noi si può impegnare per fare qualcosa. Grazie mille per esserti collegato Grazie. Con noi, tra l'altro in un luogo così bello. Ringrazio anche Florian che ci ha dato questa possibilità. Una buona giornata a te, ci rivediamo ovviamente qui in studio la prossima settimana e un abbraccio a Don Romano. Grazie. Ciao Don Romano, voi rimanete con noi perché fra poco i fornelli già vedo che si stanno accendendo dall'altra parte dello studio, perché Rita Monastero ci darà i segreti per i più buoni panzerotti d'Italia. Rimanete con noi.